Quello che lei chiama diversa sensibilità in realtà è un arretramento. Piero Ignazzi, autore di 25 libri, stasera Passaggi presenta Il Polo Escluso. Di che cosa si tratta? È un libro che ricostruisce le vicende del partito neofascista che venne formato nel 1946, il Movimento Sociale Italiano, e poi prosegue con le evoluzioni che sono state successivamente, la sua trasformazione, il suo ingresso nell'area governativa a partire dal 1994 con la leadership di Gianfranco Fini e infine l'ultimo passaggio con la ripresa di quella tradizione dopo un periodo un po' di oblio che c'è stato tra gli anni 2010-2012 e poi appunto dal 2013 il ritorno della fiamma per iniziativa di Giorgia Meloni e di Ignazio La Russa, che poi ha portato a questo straordinario successo l'anno scorso, portando questo partito al 26% e l'ingresso al governo con a capo dell'esecutivo proprio Giorgia Meloni. Che cosa la preoccupa, se c'è qualcosa che la preoccupa nel panorama della scena politica italiana? Ovviamente c'è l'inesperienza di questa compagine governativa, che non ha mai avuto responsabilità e il profilo di questa classe politica è giudicato universalmente abbastanza fragile, debole, e questo quindi può essere un problema nel momento in cui si affrontano delle crisi. Fin qui non ci sono state crisi, non ci sono stati momenti di difficoltà. Se emergessero dei momenti difficili, critici per il nostro sistema politico, allora questa inesperienza potrebbe creare dei problemi. Che cosa occorre per essere un bravo politico oggi, oltre a tanta passione, secondo lei? Ma il mio politico ideale è un politico sobrio, è un politico che riscopre delle virtù antiche, non solo di dedizione all'interesse collettivo, ma anche di uno stile di vita personale molto più sobrio rispetto invece alla tentazione che hanno esibito negli ultimi tempi tanti politici, non solo in Italia, invece di esprimersi con uno stile di vita che è quello, un po' troppo scintillante rispetto alla vita media delle persone.